What's up skaters? Oggi siamo qui con Luca e Davide per il secondo episodio di Skater vs. Skater. Skaters. Skaters. Ecco come funziona. Un intero skatepark. Due skater parecchio forti, 5 lettere a testa. Una possibilità di proporre, 2 di difendersi, 3 ultime trame. And now, the moment you've all been waiting for. Rochambeau. Fai. Inizia Davide. Direi che era perfetto. Ah, tra l'altro non so se vedete che hanno la t-shirt del canale. Ma cos'era questa caduta? Perché? Non lo so. Oh man. Corretto, bellissimo. Bello lì. Easy, pulito. Inizia con calma sul box. Ci sta. Tra l'altro siamo di nuovo fermi come nell'ultimo video. Non so se l'avete già visto. Tocca a Luca. Niente da eccepire. La cosa bella di questo format è anche il fatto che esploriamo sempre dei posti diversi. E visto che mi sono trovato molto bene con Luca e Davide l'altra volta, gli ho detto: raga, sapete che c'è? In attesa che torno a skateare, e manca poco, famo la seconda skater vs skater. Era switch quello? Yes! Bello, bello, vale valissimo. Madò, che bello. Se lo fai ti regalo un biscotto. Perché Luca ha un backside flip così bello? Non lo so. Contro ogni pronostico. Oh, tra l'altro da notare, lui sta giocando senza due viti, dove sono? Qua. Suski grinds! Andrà bene. Suski grind un po' clean, non troppo, ma andrà bene. Ah, cazzo! Dai che ce l'hai! È quello, dai! Ti do un ridu. Uno a uno. Rail. Va bene, però questo qua. Cambio ostacolo. Rail, ma quello grosso. Così me lo dici? Così me lo dici? Mi uccido a fare sta roba. Se vuoi provarlo, prova, sennò... Out of nowhere! Vado forfè io qua, mi faccio solo male. Se... Minchia, no. Io piglio la mia seconda lettera. Letterina. Piglio la mia seconda lettera. Letterina per... Ci sta! Out of nowhere così da freddi. Preferisco stare tutto intero. Shit! Peso questo! Ho capito cosa volevi fare! Questo può fare! Holly to flat! Se riuscissi a poppare! No, sono fatto! Crookie man, bello! Bravo.
Bello. Yo. Non sono ancora uscite le maglie del canale, tra l'altro. L'hanno loro in anteprima, usciranno. Se volete fatemelo sapere con un commento. 2 metri, carini carini. Importante. Ma poi non c'è nemmeno troppa rincorsa. Let's go. Lo vogliamo vedere adesso. Sì, tra l'altro c'è pochissima rincorsa, perché devi correre a manetta. Tutti i piedi su e poi... E poi speri. Sì, il pop mi assiste. Il fatto è che c'è pochissimo spazio, è tutto strano, non è così facile come sembra come trick. Porca troia! Giorno 4-1, ma in realtà se la stanno battendo molto molto bene. Grande Davide, veramente peso. L'avevi mai chiuso? Mai, per la prima volta. Cosa stavo dicendo? La cosa figa è che sproniamo gli skater, li sproniamo a fare roba nuova. Vai Lu! Quanto è figo vedere due skater con stili diversi, nonostante siano cresciuti nello stesso park, fare cose. Spronarli. È tutto grazie a questa. È tutto grazie alla TAU. Questa. 4-2. Let's go. Bello! Provalo! Oh! Come cazzo l'hai imparato sui 100? Ora! Dai, stai con la scena indietro! La strai! Jimmy fuori dal campo! Guarda! Questo pezzetto? Che Jimmy da due giorni Pizza, raga, 5-2. Raga, avete combattuto bene, molto molto bene. Non posso regalarvi un car, che avete già tutto. La maglietta ce l'avete, la tavola ce l'avete, il grip ce l'avete. Voi fatemi sapere se volete che queste t-shirt escano. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento qua sotto, se volete il terzo episodio andate a seguire questi due belloci che hanno tanta ispirazione da darvi. Grazie mille, man. Grandi raga, grazie a voi. Ah, le tavole vi piacciono? Te che è la prima volta che la skate? Caldissimo. Okay. Bene, bene. E maglietta? Comoda? Maglietta pulita. Top. Perfetto. Peace guys. Peso Lolli. Io non me l'aspettavo. Minchia, brother, ti dirò, l'ultima session l'abbiamo fatta insieme, erano tre settimane che non skateavo. L'ultima volta che ho skateato ero Ma davvero?